Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, qui il vostro Ale Lorenzi e oggi, come ormai faccio da un po' sul canale, voglio portarvi uno strumento che utilizzo per guardare qualche statistica, principalmente in ambito YouTube. Come sapete, mi piace condividere con voi quelli che sono i miei strumenti, quelli che sono gli tool che utilizzo per anche scovare nuove idee o fare indagini di mercato e questo è uno strumento che mi diverte molto, soprattutto, come avete capito, in ambito YouTube e quindi sono contento di condividere quest'oggi con voi. Un breve tutorial, una breve introduzione relativa a Social Blade. Anzi, se poi volete dei video più dedicati, più potremmo dire approfonditi riguardo questo strumento, beh, vi basta lasciare un commentino proprio qui sotto e andrò a realizzarlo per voi. Ora, ragazzi, prima di iniziare, fondamentali le regole di casa. Quindi, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, stiamo crescendo tantissimo. E lasciate un bel like a questo video così aiutiamo l'algoritmo a fare in modo che questo video sia visto da sempre più persone. Mi scuso fin da subito se sentite magari qualche rumore intorno, ma è estate, sono fuori, c'è una bellissima giornata, quindi ne approfitto per registrare in esterna questo video. Ora, siamo dentro il mio computer e andiamo dritti su socialblade.com, vi lascio qui in sovraimpressione la stringa, così potete eventualmente cercare socialblade.com e seguirmi pari paro. Socialblade.com è una piattaforma, un tool online molto interessante che ci permette di vedere delle statistiche da vicino. Ed è una piattaforma che è un freebie, ovvero ha una parte totalmente gratuita che vi mostrerò quest'oggi, e poi ha una parte anche a pagamento. Ci sono diverse membership premium sulla base di quello che vi serve e quello che potrebbe anche interessarvi. Oggi, come vi ho già detto, vi farò vedere la versione gratuita, quindi addentriamoci subito. Allora, Social Blade è appunto una piattaforma che in realtà permette di analizzare molte più cose: YouTube, Twitch, Instagram e Twitter. Io principalmente ho una piattaforma per ognuno di questi strumenti e Social Blade risiede proprio per quanto riguarda YouTube. Vi faccio vedere fin da subito come funziona. Ho aperto YouTube in modo anonimo proprio per non avere nessun filtro su un'altra pagina. Prenderò un profilo a caso, un canale a caso, scusate. Prendiamo ad esempio i Pantellas qui. Ok, facciamo. Copiamo il nome utente. Ok. E torniamo su Social Blade, perché infatti sarà sufficiente cliccare e inserirlo e Social Blade subito ci darà le risposte che trova appunto per ogni social, quindi Instagram, YouTube, Twitter. Parliamo di YouTube, quindi andiamo su YouTube e ci mette davanti a una statistica completa. Chiudo un attimo la pubblicità che non serve. Ci troviamo davanti a una statistica completa relativamente a che cosa? Ovviamente vediamo l'immagine profilo, il banner del canale, ma la cosa più interessante inizia appena sotto. Infatti vediamo quanti video hanno caricato, quanti subscriber hanno, quante video views hanno ottenuto dall'inizio del canale, su che country, che paese è basato il canale, di che tipologia, quando è stato creato. E poi scendendo abbiamo la possibilità di vedere anche tantissime statistiche, quindi il grado che hanno raggiunto, ok? Che è un rank interno di Social Blade, quindi che analizza diversi YouTuber, diversi canali YouTube per tirare delle somme e dare quindi una classifica di perfezione, di risposta, di qualità, di engagement, tantissimi valori che lui include. Infatti poi lo vediamo anche qui in forma estesa, quindi è l'11.000 sul Social Blade Rank per quanto riguarda il canale, stessa cosa per quanto riguarda i subscriber, stessa cosa per quanto riguarda le video view e anche per la country, quindi è ottavo in Italia e anche per l'entertainment, ovvero quanto engagement poi i loro video creano sui follower, non sulle persone che lo guardano. Vediamo anche come si sono mossi negli ultimi 30 giorni, ok? Quindi per esempio negli ultimi 30 giorni hanno ottenuto 10.000 iscritti. Vediamo una stima di quanto potrebbero guadagnare mensilmente grazie alla monetizzazione. Ovviamente sia per quanto riguarda mensilmente, sia per quanto riguarda annualmente, che troviamo appena sotto, prendete questo dato un po' con le pinze, perché ovviamente è variabile, è una stima. E in alcuni casi potrebbe essere una stima esagerata, come no. Sapete che ogni canale si basa sul CPM, se volete registrerò dei video dedicati per spiegarvi tutto meglio, perché abbiamo una playlist anche legata a YouTube sul canale e a breve arriveranno altri video davvero interessanti, quindi se ancora non l'avete fatto iscrivetevi. Quindi, come vi stavo appunto dicendo, la monetizzazione si basa su tantissimi valori, tra cui ad esempio il CPM. Ovviamente è una stima perché il CPM varia a seconda del periodo degli advertiser che stanno facendo pubblicità su YouTube Ads e tantissimi altri fattori. Quindi, se volete essere onesti, piazzate una media in mezzo. Io solitamente faccio così. E ovviamente andiamo a vedere anche negli ultimi 30 giorni quante vi hanno fatto. E vediamo anche i vari andamenti.
e total view. Ovviamente queste statistiche, se il canale dei Pantellas fosse nostro, le vedremmo, ma ovviamente non essendo nostro, sono esterne e quindi le possiamo vedere solamente attraverso questi tour. E poi vediamo l'andamento generico giorno per giorno di come si sono mossi, quanti subscriber hanno, quante video views hanno preso in quel giorno, eventualmente anche una stima dell'incasso giornaliero, che ripeto è sempre una stima, prendete una media, e poi come si sono mossi nel tempo. Ora io ho preso un canale d'esempio, ma è evidente, ragazzi, che se noi questo strumento lo utilizziamo, ad esempio, per un nostro competitor, e noi stiamo facendo un piano d'attacco per crescere molto bene su YouTube, ovviamente ci aiuta a capire se lui sta crescendo, se invece sta affrontando un periodo di decrescita. E poi, altra cosa molto interessante, se clicchiamo qui, vediamo quelle che sono le proiezioni secondo Social Blade. Ora, in passato io ho cercato il mio account e onestamente non erano proprio realistiche, nel senso che lui mi aveva dato magari una proiezione molto più sul lungo termine, in realtà ho raggiunto quelle proiezioni in minor tempo, quindi assicuratevi anche di prendere sempre un po' con le pinze, però vi dà delle stime per vedere se appunto volete vedere quanto cresceranno, quante view raggiungeranno, eccetera, eccetera, avete la possibilità di vedere tutto quanto e indubbiamente questo strumento è molto comodo anche se magari state cercando un influencer per un vostro progetto, riuscite a vedere effettivamente come si muoverà e quella che dovrebbe essere la sua proiezione se ovviamente continua il lavoro che sta facendo come l'ha fatto fino ad oggi. Poi abbiamo anche delle statistiche ancora più dettagliate, ma che in parte sono quelle che vediamo all'inizio, ok? Di tutte le varie crescite, poi ovviamente ci sono delle funzioni che sono a pagamento. Abbiamo poi questo qui il feature box, quindi tutti i canali che eventualmente hanno citato, che comunque sono stati visti come collegati a loro e quanto hanno portato, eccetera, eccetera. Abbiamo poi un suggerimento su canali simili, quindi se vogliamo cercare qualcuno di simile per vedere se si muove meglio, eccetera, eccetera. I video, quindi user video, vi dice ogni video. Tutte le varie statistiche, quindi molto interessante relativamente ai view, ai rating, ai comments, quindi commenti ricevuti, gli incassi. Possiamo vedere anche i 50 ultimi video più visti con un rate più alto oppure più rilevanti. E poi abbiamo il live subscriber, questo spesso lo vedete negli YouTuber che si fanno magari degli screenshot, eccetera, eccetera. E tornando ancora un attimo indietro, vediamo poi i vari trofei. Ok, traguardi che hanno raggiunto. È molto interessante come strumento, soprattutto perché è una parte gratuita per studiare i competitor, ma ci basta andare su Premium Membership per vedere poi anche eventuali pacchetti che possono essere pagati annualmente oppure mensilmente e vedere tutto quello che ci possono dare in più. Tuttavia è un ottimo strumento, ripeto, se volete crescere su YouTube e volete vedere cosa fanno i vostri competitor oppure siete alla ricerca di un influencer, è un ottimo strumento da spulciare. Io lo utilizzo spesso, mi piace, mi diverto sia per studiare la concorrenza, sia per guardare anche le mie proiezioni, sia per guardare trend e tantissime altre cose. E spero che anche voi abbiate trovato utile questo strumento. Fatemi sapere con un commentino qui sotto se già lo conoscevate oppure è tutto nuovo per voi. E da Ale Lorenzi è tutto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!